Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri in studio. E con me il nostro Nicola Bizzarri, lo chef. Bene. Cosa fai? Peperoni. Peperoni. Pesce. Filetto di spigola. Ricotta. Facciamo un tortino di pesce con peperoni arrosto. La prima cosa è dire la lista degli ingredienti. Abbiamo filetto di spigola, aglio, prezzemolo, ricotta. Per quanto riguarda e mollica di pane, stampino per poter fare il nostro tortino, burro per imburrarlo e peperoni arrosto. Possiamo proseguire con la... Possiamo proseguire. Via, mettiamo i peperoni subito a fare. Arrosto. Arrosto possiamo farli anche al forno, diciamo, dipende sì, un po' dalle, come lo vuole fa. Dalle situazioni. Prendiamo il nostro filetto di spigola, togliamo la pelle, uccidiamo così. Ecco qua, se ci risulta difficile possiamo farlo fare anche diciamo al nostro pescivendolo di fiducia, no? Spicchietto d'aglio, andiamo a cucinare un attimo con un po' di olio extravergine di oliva, la padella, prezzemolo, quindi diamo una prima cottura qui. Facciamolo solare il nostro, qui non abbiamo spine perché è stata recentemente sfilettata, però dobbiamo sempre un po' controllare eventualmente se c'è qualche spina, residuo, in modo da mettere in sicurezza chi mangia. Tagliamo a cubettini il nostro filetto, mettiamo un po' di prezzemolo e poi uniamo il nostro pesce. Ecco qui, un pizzico di sale. Lasciamo un po' insaporire il tutto. Una volta quasi cucinato, lo ammorbieremo alla ricotta, lo mettiamo nello stampino e lo facciamo finire di cucinare in forno. Nel frattempo... Poi viene messo nel forno? Sì, con la ricotta. Nel frattempo prepariamo dei cubettini di pane che andremo a mettere su, che darà croccantezza al nostro piatto. Un pizzico di sale, una macinata di mattina di pepe, un pizzico di olio. Andiamo un attimo a condire, no? C'è pure un po' il resto di prezzemolo che è avanzato. Come vedi, mettiamo pesce appena scottato, no? La ciotolina con il suo sughetto di cottura, quindi l'olio, lo amalgamiamo alla ricotta, quindi pesce ricotta pure non è male. Male da assaggiare e gustare. E beh, poi vedremo. Fino adesso non penso che hai potuto provare. Io quello che ho assaggiato. Eri un po' anche scettica su qualche altra crema. Andiamo ad amalgamare. Bene, bene, così. Quindi formiamo un bel composto. Diciamo un 65% di pesce, un 35% di ricotta aiuta a tenerlo morbido e neutro, tra virgolette, come sapore di ricotta. Quindi ci aiuta a gustarlo ancora di più. A quella parte che andremo ad incamerare che è saporita. Ecco qui, imburriamo un po' i nostri stampini, ogni tanto giriamo i nostri peperoni, diamo una imburrata ai nostri stampini, ecco qui, mettiamo la nostra spigola di ricotta negli stampini. Mettiamo la mollica di pane, che poi sarà la nostra parte croccante. Ecco qua. Bene? Sì. Mettiamo i nostri tortini qui e li cuciniamo per 15 minuti a 190 gradi nel forno. Poi li sforniamo, aspettiamo un minutino, li sforniamo e li adagiamo sui peperoni arrosto. Antonella,
I nostri peperoni sono pronti. Sì. Vedo che li hai puliti sì. nel modo più giusto. Tagliamo sottilmente per la sua lunghezza. Sì, così. Prendiamo quelli che ci servono. Mettiamo un po' di rosso, di verde, per dare cromaticità al piatto, no? Uh-huh. Ecco qua. Mettiamo un po' di sale, un ciuffetto di prezzemolo tritato. Ne mettiamo l'aglio perché comunque va abbinato a un pesce che è cotto al forno, quindi un tortino diventa poi un po', non lo trovo ben abbinato sinceramente. Andiamo a sfornare un attimo il nostro tortino. Mi raccomando, poi la funzione pirolitica. Lasciamo un attimo qualche minutino per farli riposare, no? E favorire il loro staccamento. Mettiamo al centro i nostri peperoni. Ecco qua. Sul pane come si è ben dorato. Andiamo un attimo a fare così. Ah, si deve raffreddare. Sì, se no abbiamo imburrati, no? Certo. E poi con il tortino facciamo così. Che bello. Il piatto è pronto per essere gustato, attendendo sempre qualche minuto perché comunque è bello bollente, da forno. Per forza. Aspettiamo che si raffredda. Che lo ripropongono anche a casa e ci fanno sapere qualche loro consiglio. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.